questo è un chiaro uno dei classici metodi di cattura del consumatore. Queste sono tecniche di marketing che vengono studiate e messe in atto in modo premeditato, cioè si considera il consumatore un imbecille. Allora, se non sgreniamo gli occhi, davvero rischiamo non solo di non farci del bene mangiando, ma anche di perdere del denaro. Resta però l'interrogativo di base: ma cosa c'è dentro questi prodotti che costano così poco? E soprattutto, da dove vengono? Un prodotto che è stato originato agli antipodi della nostra condizione geografica, ma rispetta tutti i requisiti che noi pretendiamo, ad esempio, dai nostri coltivatori, dai nostri trasformatori? Bella domanda. Devo dirvi che le cose non vanno spesso nel verso giusto. E c'è un problema anche di qualità, perché salmone a 4,90 in realtà è un povero salmone che non ha fatto una gran bella vita, non è un salmone felice. Ecco, quindi c'è anche un contenuto di tristezza in queste carni. Grazie. Grazie. Grazie.